Michele Caso, ennesimo incontro per il Pini Ambiente, per il lavoro, per i diritti e per i servizi. C'è la necessità di alzare un po' il tono della discussione su questo benedetto problema, perché noi abbiamo fortemente voluto il Pini Ambiente, ci sono circa 550 lavoratori che hanno scelto questo tipo di programmazione e l'impegno che loro hanno profuso sta permettendo anche agli altri di aspettare una soluzione, cioè quei lavoratori che non hanno accettato. Oggi si stanno creando le condizioni, ma grazie a questo lavoro fatto dalle organizzazioni sindacali. C'è una condizione dei lavoratori abbastanza disagiata e determinata dalla mancanza di liquidità. Il Pini Ambiente ha un credito nei confronti dei comuni di 30 milioni di euro e non è una somma, è una somma ragguardevole, che sta creando problemi operativi. Ci pagano gli stipendi, ma questo non è sufficiente perché poi manca tutto quello che è il supporto operativo, servizi, igiene, manutenzione dei mezzi e soprattutto un impegno. Quindi corriamo il rischio di portare questa provincia indietro non tanto perché non sono state fatte le scelte opportune, ma perché le situazioni finanziarie possono compromettere il programma. E a questo adesso si aggiunge il caos rifiuti di Napoli. Ma noi siamo in una condizione completamente diversa e sicuramente non vivremo le stesse condizioni di Napoli, però se non si interviene oggi su questi problemi di economicità corriamo il rischio di avere qualche problema. L'altra cosa è la discarica, è evidente che più conferiscono a Pustarza e più la capacità di Pustarza diminuisce, di conseguenza la provincia con il rischio nel futuro, nel prossimo futuro di risentirlo. Ma quella sul Formicoso resta sempre un enigma, tenendo conto che con la provincializzazione, superata questa fase di Napoli, noi resteremo ancorati alla provincializzazione. È evidente che quando Pustarza avrà completato con i conferimenti, quindi con la capacità recettiva, bisogna ragionare sul futuro e questo è tutto da costruire.